Ciao e benvenuta, benvenuto a Ruota Libera. In questo video voglio mostrarti una cosa che ho acquistato da pochi giorni, ovvero il microfono aggiuntivo per la Canon. In questo momento sto registrando senza utilizzarlo perché ce l'ho proprio qua. Eccolo qua. È il microfono della Takstar, marchio oggettivamente cinese, marchio che però oggettivamente fa il suo bel lavoro. Adesso io, proprio perché sto registrando con il microfono della camera, che comunque è un Dolby Surround, quindi ha ingresso sia a destra che a sinistra, ora ti collegherò questo microfono e ti farò vedere come registra. Quindi questa è la parte estetica, intanto te ne parlo per, diciamo, per un discorso legato ai componenti. C'è tutta la zona per accendere e spegnere, c'è il LED posteriore quando acceso, se lo spegni si spegne, eccolo qua, così sai quando è funzionante. All'interno di questo supporto ci va una batteria a stilo, aspetta che te lo mostro, almeno è più chiara anche, eccola qua. C'è il posto alloggiamento per la stilo. Devo essere onesto, mi aspettavo un qualcosa di meno qualitativo, invece devo dire che le plastiche sono molto interessanti. C'è anche l'aggiunta dei gommini qua, io non so neanche a cosa servano. Poi ci sono questi gommini qua e ci sono anche le sostituzioni dentro la scatola. La scatola che ora vedremo, eh. Questi sono i gommini in sostituzione dentro questa bustina qui. Allora, all'interno della scatola, aspettate un attimo, attacco il microfono, almeno sentite intanto la differenza di audio. Però prima voglio spiegarvi come funziona per farvi il tutorial completo. Allora, questo microfono ha dei tasti qua di fianco, non so se si vedono, eccoli qua. C'è il tasto ovviamente per l'accensione, quindi accendo e spengo. Poi c'è il tasto al centro per aumentare il volume. Quindi io clicco verso l'alto e ho più 10 decibel sulla mia voce. Mentre il tasto, l'ultimo qua che voi vedete alla vostra, immagino, non so se è sinistra, comunque alla mia destra, questo tasto qua, è il tasto per il rumore di fondo, quindi possiamo toglierlo o possiamo lasciare il rumore di fondo se magari lo studio è molto silenzioso. Ora faremo tutti i test perché la collego e quindi avrete ben chiaro tutto quello che vi sto dicendo. Perfetto, già dovreste sentire un audio un pochino diverso. Aspettate che sistemo di nuovo l'inquadratura. Perfetto, abbiamo il microfono acceso e abbiamo l'interruttore del rumore di fondo attivato. Adesso io lo vado a disattivare, lascio tutto a zero, quindi decibel zero e il rumore di fondo è mantenuto normale. E adesso vi faccio sentire il test se metto i più 10 decibel al microfono. Io mantengo la voce allo stesso livello e senti il microfono come percepisce in modo più sensibile proprio la mia voce, quindi diventa più alto il volume che raccoglie. Il rumore di fondo è ancora attivato, adesso io vado a pulire. Senti come cambia quello che è l'audio di fondo, quindi molto interessante questo microfono, a me piace molto. Sinceramente non mi aspettavo un prodotto così alto ad un costo così basso. Ovviamente io non sono un professionista, quindi faccio dei video che sì, propongo su YouTube, quindi ecco, mi diverte farli. Anzi, se non conoscete i miei canali, scopriteli, parlo di fitness su WKT Fitness TV, c'è il link in descrizione, c'è il link in descrizione anche del microfono, cioè ovviamente per chi volesse acquistarlo. E poi io mi occupo di finanza, quindi mi occupo di criptovalute e finanza tradizionale, quindi c'è tutti, ogni link sta in descrizione. Questo è il mio canale sfogo, dove mi diverto a fare recensioni, a fare video magari di esperienze, se vado fuori in moto, se vado al mare, se vado in montagna, ecco, comunque tutto quello che riguarda la mia vita al di fuori del lavoro. Riabbasso un po' i decibel però, se no sono troppo alti. Mantengo la pulizia del rumore di fondo. Voglio mostrarti la confezione. Allora, la confezione si mostra molto ben fatta. Allora, questa è l'immagine che ti arriva con l'impatto. C'è la parte interna con la gomma piuma, c'è la sua custodia per chi volesse portarlo in borsa, quindi c'è proprio la custodia del microfono marcato Takstar. Ci sono le istruzioni, quindi quello che io ho fatto ora come tutorial guida ci sono scritte qua sopra, però tu ormai già l'hai visto, perciò non servono. E ci sono appunto i gommini, quelli sostitutivi. Insomma, è un microfono veramente molto funzionale. Io lo sto testando da pochi giorni, ma devo dire che è molto molto più pratico rispetto al microfono interno alla camera, e credo che lo utilizzerò anche collegandolo al mio computer. Perciò non ti resta che iscriverti al canale, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, ricordati che per qualsiasi dubbio o curiosità puoi tranquillamente scrivere giù nei commenti. Se il video ti piace alza il pollicione, se non ti piace mettilo giù. Nessuno
qui si offende, quindi non c'è alcunissimo problema. A presto e mi raccomando, acquista con moderazione. Ciao e buona giornata.